Jodie Foster, nome d'arte di Alicia Christian Foster, è un'attrice, regista e produttrice cinematografica statunitense. Esordisce nel 1972, a soli 10 anni nel film Due ragazzi e un leone. Nel 1976 venne scelta per interpretare, a fianco di Robert De Niro, il film cult Taxi Driver di Martin Scorsese, pellicola che le fece guadagnare la sua prima candidatura ai premi Oscar 1977 come miglior attrice non protagonista. Nel 1989, grazie al film Sotto accusa, vinse il suo primo Oscar come migliore attrice protagonista. Nel 1992 vince il suo secondo Oscar grazie al ruolo di Clarice Starling nel Silenzio degli Innocenti e nel 1994 riceve una quarta candidatura per il film Nell. Oltre ai due premi Oscar, ha vinto 3 Golden Globe, 3 premi BAFTA e 1 Screen Actors Guild Award. Jodie Foster è nata a Los Angeles, California, dopo 36 ore di travaglio, in cui sia lei sia la madre rischiarono di morire. Figlia di madre tedesca, Evelyn Brandy Lamond, e padre statunitense, Lucius Fisher Foster III, ex tenente colonnello dell'aeronautica militare divenuto in seguito agente immobiliare. Il violento padre abbandonò la famiglia poco prima della sua nascita, quando la madre era al quarto mese di gravidanza. Ultima di 4 figli, ha 2 sorelle maggiori, Lucinda Cindy Foster e Constance Cani Foster, e un fratello maggiore, Lucius Buddy Foster. Il soprannome Jodie le è stato dato dai suoi fratelli e sorelle, dovuto alla compagna di sua madre, una donna di nome Jo Dominique, la quale veniva chiamata, affettuosamente zia Jodie. Esordisce a soli 3 anni in vari spot pubblicitari, tra cui, il più famoso, quello per la crema abbronzante Coppertone. Lavora quindi per vari serial televisivi, come il The Doris Day Show, dove recitava anche il fratello Buddy. Ben presto si dimostra una bambina prodigio, che già all'età di 3 anni sapeva leggere, continuando ad apparire in altre serie TV. La madre, che all'epoca lavorava come produttrice, riesce a ottenere un contratto con la Walt Disney Company. Esordisce così nel 1972 al fianco di Michael Douglas nel film Due ragazzi e un leone, seguito da un altro film per ragazzi, Tom Sawyer del 1973, tratto dal romanzo di Mark Twain. Nel 1973, inoltre, recita in un episodio della serie televisiva Kung Fu al fianco di David Carradine. Nel 1974 Martin Scorsese le offre una parte in Alice non abita più qui, dove interpreta la stravagante Audrey. Dopo questa sua interpretazione, la Disney comincia a storcere il naso, perché vorrebbe mantenere pulita l'immagine di Jodie Foster, come perfetta adolescente per i loro film per famiglie. Con l'aiuto della madre, che le faceva da manager, riesce a diversificare i propri ruoli, per non scomparire nel nulla, come tanti altri bambini prodigio. Lavora nuovamente con Martin Scorsese, che le offre il ruolo di Iris, una prostituta minorenne, nel suo film del 1976 Taxi Driver, al fianco di Robert De Niro. Il ruolo della baby prostituta frutta all'attrice la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista, le fa vincere un BAFTA sempre come migliore attrice non protagonista e le regala popolarità in tutto il mondo? Durante le riprese di Taxi Driver, per volere della madre, l'allora 14enne Jodie è stata seguita da uno psichiatra e, per evitarle traumi, è sostituita nelle scene più crude dalla sorella maggiore Cani, di 21 anni. Jodie Foster fu presa in considerazione per il ruolo della principessa Leila in Guerre Stellari, ma era vincolata dal suo contratto con la Disney, per la quale continua a recitare in film per famiglie come Piccoli Gangsters, Tutto accadde un venerdì e Quella strana ragazza che abita in fondo al viale.
nel 1977 ha una piccola parte nel film italiano Casotto di Sergio Siti, recitando al fianco di attori come Ugo Tognazzi, Ninetto Davoli, Mariangela Melato e Gigi Proietti. Negli anni seguenti colleziona ruoli da protagonista in film più o meno di successo, ma continua diligentemente a studiare, diplomandosi presso il liceo Francé di Los Angeles. John Hinckley Jr., un suo fan degenerato poco più che ventenne, nutrì un forte amore per l'attrice dopo averla vista in Taxi Driver. La Foster fu più volte perseguitata da Hinckley nel periodo in cui studiava all'Università Yale. Il 30 marzo 1981 Hinckley come sfogo sparò al presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, ferendo gravemente 4 persone, tra cui il presidente, mentre stavano uscendo dal Washington Hilton Hotel. John Hinckley, subito arrestato e processato, motivò il suo gesto sostenendo che voleva attirare l'attenzione della Foster su di sé. Hinckley è uscito il 10 settembre 2016 dal manicomio criminale in cui era stato rinchiuso. Jodie Foster rimase profondamente traumatizzata dal fatto, meditando addirittura di abbandonare il mondo del cinema. L'attrice, dopo aver testimoniato, asserendo di non aver mai avuto alcun tipo di legame con Hinckley e di essere estranea ai fatti, decise di lasciarsi alle spalle gli eventi, cercando di dimenticare. Nel 1991, la Foster cancellò un'intervista con la NBC, quando sentì nell'introduzione il nome di Hinckley. L'ossessione di Hinckley per la Foster ispirò il gruppo punk rock JFA. Negli anni 80, dopo il diploma al liceo Francé di Los Angeles, frequenta il corso di laurea in letteratura inglese presso l'Università Yale. Dopo la laurea magna cum laude nel 1985 decide di dare una svolta alla sua carriera, rompe il contratto con la Disney e si dedica a ruoli più maturi. Dopo essere stata la protagonista nel film francese Il sangue degli altri di Claude Chabrol, ottiene la parte che segna la sua carriera, nel 1988 interpreta Sarah in Sotto accusa, di Jonathan Kaplan, basato sulla storia vera di una cameriera stuprata sul flipper di un bar. L'interpretazione le valse l'Oscar alla migliore attrice e altri riconoscimenti come un National Board of Review Awards, un Golden Globe e un David di Donatello. Ma il vero ruolo che la consacra come star a livello internazionale è quello dell'agente dell'F.B.I. Clarice Starling nel Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme, dove recitò al fianco di Anthony Hopkins. Inizialmente, era intenzionata ad acquistare i diritti dell'omonimo romanzo di Thomas Harris per dirigerne l'adattamento, ma fu preceduta, così dopo il rifiuto del ruolo da parte di Michelle Pfeiffer, Foster ottenne la parte, che le valse il suo secondo Oscar come migliore attrice. Durante la consegna del premio, disse, .m. doppia v parser output.citazione table bulmargin bottom.5m. font size 95% .m. doppia v parser output.citazione table di padding 0 1.2m 0.2.4m. doppia v parser output.citazione land di width 50% .m. doppia v parser output.citazione land td first child padding 0 0.2.4m. doppia v parser output.citazione land td net child padding 0 1.2m. Jodie Foster, inoltre, fu la seconda più giovane attrice di sempre a vincere 2 Oscar come miglior attrice. Nel 1991, nonostante il parere contrario del produttore Scott Rudin, esordisce alla regia con Il mio piccolo genio, di cui fu anche coprotagonista. Divenuta una delle attrici più richieste, nel 1992 recita per Woody Allen in Ombre e nebbia, mentre l'anno seguente affianca Richard Gere in Summersby. Nel 1994 ottiene la sua quarta candidatura all'Oscar per la sua interpretazione in Nelle,
storia di una ragazza cresciuta in solitudine nella foresta che si esprime con un linguaggio tutto suo. Nella è il primo film prodotto dalla sua casa di produzione Egg Pictures, da lei stessa fondata nel 1990. Dopo aver lavorato con Mel Gibson in Maverick del 1994, torna dietro la macchina da presa per dirigere A casa per le vacanze, di cui è anche produttrice. Nel 1997 è protagonista del film di fantascienza Contact. Dopo una pausa per la nascita del primo figlio, torna sul grande schermo con Anna and the King. Nel 2001 le viene proposto di rivestire i panni di Clarice Starling in Hannibal, ma l'attrice inaspettatamente rifiuta, venendo sostituita da Julianne Moore. Preferisce recitare nel thriller di David Fincher Panic Room e in Flixlan, Mistero in volo, del regista tedesco Robert Schwentke. Nel 2004 si dimostra un'attrice pronta a sperimentare nuove esperienze, accettando un ruolo secondario nel film francese Una lunga domenica di passioni. Nel 2006 viene diretta da Spike Lee nel film Inside Man, mentre nel 2007 Neil Jordan la dirige nel Buio nell'anima, dove interpreta una donna che si trasforma in giustiziera dopo la tragica morte del fidanzato, ottenendo la sua sesta candidatura al Golden Globe. Dopo tanti film in cui ha interpretato ruoli forti e a volte duri, nel 2008 si dedica alla commedia per famiglie, Alla ricerca dell'isola di Nim, con Abigail Breslin e Gerard Butler. Nel 2010 torna dietro la macchina da presa per dirigere se stessa e Mel Gibson nel film Mr. Beaver, storia di un uomo che decide di comunicare attraverso un castoro di peluche che porta sempre con sé. L'attrice si prefigge da tempo di realizzare un biopic sulla vita di Leni Riefenstahl, ma il progetto per ora non è mai entrato in cantiere. Nel 2011 recita nel film Carnage di Roman Polanski, al fianco di Kate Winslet, Christoph Waltz e John C. Reilly. Nel 2013 riceve il Golden Globe alla carriera, diventando di fatto la più giovane attrice a ricevere questo premio dopo Judy Garland, che lo vinse nel 1962 a 39 anni. Il 4 maggio 2016 riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, la numero 2580, di fronte all'IMAX Chinese Theater. Jodie Foster è una delle attrici più riservate di Hollywood e negli Stati Uniti compaiono spesso notizie vaghe sul suo conto. Sostenitrice del Partito Democratico statunitense, si considera atea, ma ha dichiarato di nutrire grande rispetto per tutte le religioni. Lei e i suoi due figli celebrano sia il Natale sia il Hanukkah. Ha due figli, Charles Foster, nato il 20 luglio 1998 e Keith Foster, nato il 29 settembre 2001. Parla un ottimo francese, imparato alla scuola francese che ha frequentato dai 9 anni in poi, che usa nel doppiare se stessa nella maggior parte delle versioni francesi dei suoi film ed un buon italiano, lingua che ha studiato durante l'università. Ha perfezionato il suo italiano nel periodo in cui recitò nel film di Sergio Sitti, Casotto. Le è stato dedicato un asteroide, 17744, Jodie Foster scoperto nel 1998. Non è membro dell'associazione Mensa al contrario di quanto sostenuto da diverse supposizioni, anche se nel film Contact interpreta la dottoressa Ellie Arroway, che invece lo è. Il 13 gennaio 2013, dopo aver ricevuto un Golden Globe alla carriera, da conferma della propria omosessualità, dichiarando, «Ho già fatto coming out 1000 anni fa, nell'età della pietra, in quei giorni molto pittoreschi, in cui una fragile ragazza si aprì agli amici fidati, alla famiglia e ai colleghi di lavoro, e poi a poco e con orgoglio a tutti coloro che la conoscevano, a tutti quelli effettivamente incontrati». Ha quindi ringraziato l'ex compagna per 20 anni Sydney Bernard, definendola la mia eroica cogenitrice, la mia ex partner in amore, ma la giusta anima gemella nella vita.
Ai tempi del college è stata legata per un anno alla drammaturga Tina Landau e dal 1993 al 2007 ha avuto infatti una relazione con la produttrice cinematografica Sydney Bernard. Le due si erano conosciute sul set del film Summersby. Dal 2013 ha una relazione con l'attrice e fotografa Alexandra Edison, che ha sposato nell'aprile del 2014. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Jodie Foster è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.